Salve gente, io sono Luca e questo video è pensato per quelle persone che studiano l'italiano come lingua straniera. Più nello specifico, questo video è pensato per quelle persone che studiano l'italiano a livello avanzato. Quindi non è un video per le persone che hanno appena iniziato a studiare l'italiano, ma è un video per le persone che vorrebbero migliorare il proprio livello di italiano. In questo video voglio parlare di un errore molto molto comune che viene fatto anche dalle persone che in realtà parlano piuttosto bene l'italiano. L'errore riguarda l'aggettivo basico, quindi basico, basica, basici, basiche. Questa è una parola che viene usata piuttosto spesso dagli stranieri che studiano italiano. Il problema è che questa parola non esiste. O meglio, non è che non esiste, esiste. Per esistere l'aggettivo basico esiste, ma ha un significato molto specifico, molto tecnico. Basico è una parola presa dall'ambito della chimica e dovrebbe essere usata esclusivamente o quasi esclusivamente in quel contesto. Probabilmente avete presente l'opposizione tra acido e basico. Ecco, la parola basico dovrebbe essere usata in quel contesto. Il problema è che molti stranieri la usano in senso generale e quindi usano l'aggettivo basico come se fosse l'aggettivo della parola base in senso generale. E quindi dicono cose di questo tipo: l'anno scorso ho fatto un corso di italiano basico. Oppure ho una conoscenza basica di queste cose. Oppure di questa cosa ho una conoscenza basica. Oppure parlo l'inglese basico. Ecco, in tutti questi casi la forma standard dovrebbe essere di base, quindi ho fatto un corso di italiano di base, oppure parlo l'inglese di base. Non va bene usare l'aggettivo basico. Come dicevo prima, l'aggettivo basico va usato nel contesto della chimica. Delle basi chimiche. Il problema è che in italiano non c'è un aggettivo per il sostantivo base e noi dobbiamo usare l'espressione di base, la locuzione di base. Quindi c'è il nostro sostantivo e poi dopo aggiungiamo di base, che rimane invariabile, è sempre di base. Quindi sarà un corso di base, una conoscenza di base, l'inglese di base. Allo stesso modo, se avete delle parole plurali, per esempio, non lo so, istinto, istinti, istinti di base, non istinti basici. Allo stesso modo, esigenze, esigenze di base, non esigenze basiche, conoscenze di base. Ecco, questo è un errore molto, molto diffuso anche tra quelle persone che in realtà hanno già raggiunto un livello avanzato di italiano. Una cosa divertente, vabbè, divertente si fa per dire, e che comunque uno dei corsi più popolari su YouTube di italiano è intitolato per l'appunto Italiano Basico. Ecco, il problema è che si dovrebbe chiamare italiano di base, non italiano basico per i motivi che ho descritto. Quindi, se noi parliamo di un corso italiano, i livelli verosimilmente sono tre: italiano di base, che è il primo livello, livello per principianti, poi c'è il livello intermedio. E poi da ultimo c'è il livello avanzato. L'importante è che voi non chiamiate il primo livello, cioè quello per principianti, livello basico. C'è poi da dire che in italiano esiste un aggettivo che è basilare, basilari, quindi il singolare è basilare e il plurale è basilari, che ha però una sfumatura più vicina all'idea di fondamentale, essenziale, indispensabile. Quindi in sostanza noi abbiamo due possibilità. Possiamo usare l'espressione di base, che è la variante che vi consiglio, oppure, se siamo particolarmente sicuri,
di star facendo la cosa giusta, possiamo usare l'aggettivo basilare, basilari. Il punto è che l'aggettivo basilare, basilari va usato quando c'è una sfumatura vicina all'idea di fondamentale, essenziale, quindi non è sempre giusto usare l'aggettivo basilare. Io in generale consiglio di usare l'espressione di base, perché come dicevo ha un significato più generale, quindi se io uso di base probabilmente non sbaglio, se uso basilare o basilari c'è da vedere se l'ho usato in modo corretto oppure se in un determinato contesto dovevo usare di base. Ecco, questo è quanto. Nei commenti qui sotto, magari fate una cosa, scrivetemi se facevate questo errore e se eravate convinti che in realtà in italiano si dicesse basico. Nella schermata finale magari vi metto dei link ad altri video in cui parlo di altri errori, magari fate questi errori e non lo sapete, ecco, magari se avete voglia date un'occhiata a questi video. Detto ciò, vi saluto e che l'italiano avanzato sia sempre con voi.